Una segnalazione dei nostri telespettatori ci documenta con foto e video lo stato in cui versa l'ex macello comunale di Monforte San Giorgio, utilizzato come isola ecologica per il conferimento di elettrodomestici, materiale ingombrante, carta e cartone. Secondo quanto riferito alla nostra redazione, da qualche settimana i materiali depositati nell'area interessata non vengono raccolti, creando la situazione che è appunto documentata. Decisamente non è un bel vedere. Contattato il sindaco Giuseppe Cannistracci ha spiegato la situazione, una situazione che, secondo quanto riferitoci, riguarderebbe tutti i comuni dell'Aro Valle del Mela. Il comune di Monforte San Giorgio, dal canto suo, ha già provveduto a siglare la convenzione necessaria con la ditta incaricata. Il primo cittadino ci ha assicurato che già ai primi di giugno sono stati messi a posto tutti gli atti necessari, tra cui una delibera di giunta. Il sindaco Cannistra ha assicurato che si attiverà da subito per cercare di capire come mai gli ingombranti non siano stati ancora raccolti, dal momento che il suo comune, dal punto di vista burocratico, si ritiene impeccabile sulla questione.